Allora, in questi giorni hanno preso avvio in tutte le scuole primarie d'Italia i test Invalsi, che sono stati e sono fortemente criticati da gran parte del mondo della scuola, da esponenti rilevanti del mondo della cultura e da molte sigle sindacali. Il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2013, che contiene il regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui l'Invalsi costituisce il perno principale, è stato varato in maniera molto frettolosa dal governo Monti e in assenza, secondo noi, di alcuni criteri di trasparenza, ma soprattutto di partecipazione e concertazione con le parti sociali e col mondo della scuola. All'interno del Sistema Nazionale di Valutazione è proprio l'ente Invalsi che definisce le modalità della valutazione delle scuole attraverso dei test. Questi test sono dei quiz a risposta a domanda chiusa, a scelta multipla, di italiano e di matematica, che non richiedono dei ragionamenti particolarmente articolati, ma soprattutto si tratta appunto di domande che mettono poi in atto procedimenti mnemonici o meccanici per lo più. Quindi ad esempio per quel che riguarda la prova di italiano viene sì somministrata una comprensione di un testo, però manca del tutto l'aspetto della competenza linguistico-espressiva che, come sappiamo, per la materia è fondamentale. Ma il vero problema delle prove Invalsi risiede nella loro natura standardizzata, quindi il fatto che siano somministrate queste prove in maniera identica in tutte le scuole e le classi d'Italia, non tenendo assolutamente in considerazione quelle che sono le varie peculiarità, le differenze, le divergenze che ci possono essere appunto fra le varie classi e fra le varie scuole inserite nei contesti territoriali, nei contesti socio-economici. Quindi secondo noi questo è uno strumento, la standardizzazione è uno strumento principe per perseguire una logica di un'istruzione intesa come merce e di una scuola intesa come azienda, logica che noi vogliamo assolutamente contrastare. Ma vorrei parlare anche degli aspetti, degli effetti negativi che i test Invalsi hanno sia sugli allievi e sulle loro competenze, sullo sviluppo delle loro competenze, sia sugli insegnanti e sulla loro autonomia e libertà di insegnamento che sarebbe garantita dall'articolo 33 della Costituzione. Per quanto riguarda gli allievi, infatti, l'apprendimento si riduce semplicemente ad un allenamento per il superamento di questi test che, come ho detto prima, non richiedono particolari competenze e quindi non richiedono lo sviluppo di uno spirito critico, di un pensiero appunto critico, divergente, analitico, logico, creativo, e non tenendo appunto in considerazione lo sviluppo della persona e del cittadino. Per quel che riguarda invece gli insegnanti, non basta che essi siano già oggi oberati di mansioni che non dovrebbero riguardare la loro professione, con questi test Invalsi appunto gli insegnanti, i docenti non vengono coinvolti nella stesura iniziale di questi test, ma vengono costretti a declinare la loro didattica in modo tale che gli allievi superino questi test e alla fine vengono trasformati ancora di più in burocrati, perché devono chiaramente correggere questi test. Quindi questi modelli valutativi che sono del tutto burocratici, potremmo dire coercitivi, autocratici, imposti dall'alto e peraltro sono già stati abbandonati nei paesi anglosassoni, hanno notevoli effetti negativi appunto sia sugli insegnanti che sugli allievi. Infine ci sembra di rilevare anche una certa mancanza di trasparenza per quel che riguarda la scelta, i criteri di scelta del personale ispettivo dell'Invalsi, che chiaramente è lautamente retribuito, ma insomma manca dall'analisi appunto del decreto, manca una trasparenza nei criteri di scelta di questo personale. Quindi per tutti questi motivi noi del Movimento 5 Stelle ci opponiamo fermamente a questo tipo di valutazione così come oggi degli Invalsi e ci impegniamo a studiare un sistema di valutazione delle scuole che tenga conto in primis di una condivisione con il mondo della scuola e con i docenti, che in questo caso non sono stati assolutamente consultati.